Petrini Costruzioni, Via dei Muratori, ad Orvieto. Telefono 0763 316137. Mira Orvieto, servizi integrati end to end. Movimento terra, trasporto, forniture, smaltimenti e servizi relativi a lavori ferroviari di armamento e demolizione. Mira Orvieto, un servizio puntuale e di qualità. Via Angelo Costanzi 58, telefono 0763 302398. Guazzarotto Costruzioni, edilizia residenziale pubblica e privata, edilizia commerciale ed industriale, demolizione e movimento terra, restauri e riqualificazioni, opere infrastrutturali e servizio immobiliare. Guazzarotto Costruzioni, l'obiettivo principale del nostro lavoro è la completa soddisfazione dei clienti. Eccoci di nuovo collegati con lo stadio comunale di Cenaia per il secondo tempo di Orvietana Cenaia, sesta giornata del campionato nazionale di Serie D, 0-0 al termine dei primi 45 minuti, pochi gol, soltanto 5 in questa primi 45 minuti nel raggruppamento. Vince il Grosseto a Gavorrano, vince il Tau a Livorno, vince il San Donato a San Giovanni Valdarno 1-0, mentre il Serravezza sta conducendo 2-0 sul Sansepolcro con doppietta di Camarlinghi. Sarà l'Orvietana a dare il calcio d'avvio di questa ripresa. Non ci sono state sostituzioni nell'intervallo, per cui tutti i 22 sono gli stessi della prima frazione di gioco, agli ordini del signor Andrea Scarano della sezione di Seregno. Partiti in questo momento, pallone all'indietro per Siciliano che lo scaraventa subito lungo a favore di Santi, colpo di testa di Rossi, la palla recuperata da Lorenzini centralmente per Quilici, poi Siciliano respinge ancora dalle parti di Rossi che di testa prolunga dalle parti di Greco, Ricci mette giù, prova a domesticare il pallone, lo lavora Orchi a favore di Caravaggi, va Caravaggi per Fabbri che non aggancia, preferisce il rilancio del difensore centrale, palla per Vignati, attaccato dal giocatore Vignati, va a rinvio lungo sulla corsia di destra per Fabbri che di testa prolunga centralmente, Quilici ci mette giù, lo attacca Greco, gli soffia il pallone, poi Orchi si inserisce, l'arbitro ferma il gioco lasciando proseguire e poi fermando l'azione, giustamente questa decisione da parte del fischietto di Seregno, e calcio di punizione in favore dell'Orvietana che è andata vicino al gol nella prima frazione due volte con Orchi, una volta con Marsili, una volta con Greco e un'altra circostanza quasi un autogol con una palla che ha colpito la traversa. Adesso Greco pronto lui alla battuta del calcio di punizione, vediamo come si schierano i giocatori, il pallone lungo in aria sul secondo palo, prova a svettare Vignati, c'è una deviazione, l'ultimo a toccare il centrale difensivo bianco, anzi rossonero oggi, rimessa dal fondo per Baroni, anche lui protagonista nella prima frazione con almeno due interventi importanti. Pronto al rinvio l'estremo difensore della formazione di casa classe 2004, va a effettuare il rinvio nella zona centrale, svetta di testa Orchi, palla che arriva a Caravaggi che la prolunga verso Santi che fa da sponda per Greco di prima in profondità, alimenta Lorenzini, quindi Orchi ancora in profondità, Simonini tocca quanto basta per mettere il pallone in fallo laterale, subito battuto, pallone per Fabbri, Fabbri con un difensore, ancora Lorenzini, cerca ancora Fabbri, posizione regolare, Fabbri attaccato, cerca di far proseguire il pallone per Ricci, adesso esce bene Manfredi, pallone di Simonini ancora verso Manfredi, si inserisce Vignati, recupera il pallone, il tocco per Siciliano, da lungolinea per Marsili, vediamo Marsili e Sayang, alla meglio il centrale difensivo a mettere il pallone in fallo laterale, pronta la rimessa, veloce Ricci ma non c'è nessuno, allora con calma Orchi, va a servire Ricci, ancora Orchi, vediamo il tocco in avanti per Marsili che prova a far proseguire
Fabbri, il pallone rilanciato in profondità, Vignati, quindi Greco, ancora per Ricci, può alimentare l'azione, palla per Orchi che fa filtrare per Fabbri, attaccato e messo giù, c'è calcio di punizione. Calcio di punizione e si potrebbe anche tentare la battuta verso la porta, anche se la distanza è ragguardevole. Vediamo, arriva Santi, si prende il pallone. Vediamo se prova la conclusione, siamo intorno ai 25-30 metri, orientativamente. Distanza ragguardevole, ma Santi sembra intenzionato a battere verso la porta. C'è anche Greco, eh? Tre uomini in barriera per Baroni. Parte Santi, il destro sulla barriera. Pallone respinto, rincorre la sfera Ricci, la mantiene viva, il tocco a favore di Fabbri, ancora verso Ricci che di prima scodella in mezzo verso Orchi, la palla filtra, attenzione lì siciliano. Fischio arbitrale, posizione irregolare. Non so se di Santi o di Orchi. Ha sventolato l'assistente, vi ricordo Luigi Fabrizio D'Orto di Busto Arsizio, Eva Puerto di Gallarati, sono i due assistenti, mentre Andrea Scarano è l'arbitro del match. E allora si può riprendere con il calcio di rinvio da parte del portiere Baroni, che allarga Signorini, subito pressione di Greco, pallone lungo in profondità con Papini che la gira in mezzo, la può controllare Siciliano che poi dà centralmente a favore di Orchi, subito in avanti per Greco, fa filtrare bene da quest'altra parte per Marsiglia, arriva Fabbri di gran carriera, Fabbri attaccato da Rossi che gli soffia il pallone, Fabbri è sempre lì, ancora Rossi, protezione della sfera, cerca di superare l'avversario, guadagna una rimessa, buona copertura da parte del numero 2 Sayang, rinvio lungo, colpo di testa di Lorenzini, palla rilanciata in avanti da Pasquini, poi l'apertura verso Papini che non controlla. Pronto Greco a effettuare la rimessa, palla lunga in avanti verso Santi, corsia di destra, è attaccato Santi, prova a destreggiarsi, l'ultimo tocco è il suo, rimessa a favore di Signorini. Si cominciano a scaldare quelle della panchina del Cenaglia, nessun movimento intanto su quella di Silvano Fiorucci. Greco gira in mezzo nella zona di Simonini, arriva Marsili, poi Lorenzini, tocco per Orchi, di tacco, sbaglia, Quilici, pallone per Casciagli. Papini subito in profondità a cercare il movimento del compagno, si trattava di Borselli che non riesce ad agganciare, palla che si perde sul fondo. Nulla da fare, allora si riprende con la rimessa per Marricchi, Vignati, Caravaggi, un po' di spazio, da subito lungo in profondità, Santi prova a far filtrare per Marsili, il colpo sbaglia adesso Sanyang, regalando la rimessa agli avversari. Vediamo Lorenzini, si batte veloce per Ricci che arriva a rimorchio, Ricci fa filtrare per Marsili, attaccato da Sanyang, finisce a terra, si continua a giocare, ancora Ricci, apertura a favore di Caravaggi, corsia di destra, si ferma Caravaggi, pensa da farsi, poi scambio con Greco, ancora Caravaggi, scodella in avanti verso Santi, palla che arriva verso Simonini, quindi Manfredi, attacca bene il pallone Manfredi, la copertura su Rossi che si propone sulla corsia di destra, il pallone in profondità, attenzione Vignati e Manfredi, la buona copertura di Manfredi, il tocco per Simonini, Simonini sulla corsia di destra, cerca di far filtrare Lorenzini, fa buona guardia, palla che termina in fallo laterale, la rimessa in gioco è per il Cenaglia. 7 minuti della ripresa, 0-0. Pronto Rossi, tocco corto, va al cross lungo sul secondo palo, direttamente oltre la linea di fondo, niente da fare, può controllare con calma Marricchi, adesso si è alzata la panchina dell'Orvietana e si stanno scaldando. Vediamo se troverà spazio Osawe, protagonista nella sfida di 7 giorni fa. Il
suo ingresso è stato determinante per sciogliere la squadra. Pallone lungo, Marsili, la palla filtra, arriva Santi di gran carriera, attenzione Santi, deve uscire Baroni. Ancora attento l'estremo difensore del Cenaia, palla per Caravaggi, si muove Fabbri, vediamo Caravaggi, non sa chi darla, il movimento di Gregu, il tocco è per lui, il controllo ancora verso Caravaggi, prova a far filtrare la pressione di Papini, la palla è fuori, ancora il numero 2, il tocco per Gregu, dentro per Fabbri. Pallone rilanciato dalle parti di Manfredi, c'è Vignati che di testa controlla bene, poi Ricci, quindi siciliano, alza la testa e scaramenta in pallone lungo verso Greco, c'è Signorini che fa buona guardia, poi rinvio di Papini, palla verso il numero 14 Borselli che fa da sponda per Caciagli che fa correre Papini, arriva Papini di gran carriera sulla corsia di sinistra, attenzione a Papini, prova a mettere dentro un pallone interessante, c'è Vignati. Si ferma Vignati con calma, chiama all'azione Marricchi e quindi siciliano. Fabbri e Sayang, lo ferma bene Sayang, pallone per Quilici, il tocco di Ricci, palla verso Marsili, tocca Fabbri, Caciagli, pallone all'indietro verso Signorini che apre ancora verso Papini, attaccato, preferisce ricominciare da Baroni che sulla pressione perfezione il rilancio dalle parti di Caravaggi, il colpo di testa mette in moto Simonini, attenzione Simonini, corsia di destra, palla per Rossi, Rossi e Lorenzini, il tocco per Quilici che di prima prova a dare in mezzo, tocca Orchi, ancora Quilici, fa filtrare, c'è Siciliano, pallone in avanti, ancora Caciagli, il tocco di Orchi, quindi Simonini, Lorenzini, attenzione a questo pallone, toccato male Lorenzini, alza questo pallone, poi Marricchi, ancora un tocco non proprio pulito da parte di Lorenzini, ha messo in moto Rossi, ben attento Marricchi che ha recuperato il pallone, si può accingere al rinvio, sta per scoccare il decimo minuto, pallone lungo verso Marsili che sfiora di testa, palla per Santi, attenzione a Santi, Signorini, c'è il pallone all'indietro, fischio arbitrale, posizione irregolare, ancora una volta non so se di Santi o di Fabbri, ancora segnalata dal primo assistente d'Orto, calcio di punizione, pronto a batterlo Pasquini. Si allontana, lascia l'incombenza a Baroni. Rinvio dell'estremo difensore, lungo centrale verso Manfredi, troppo facile l'aggancio, poi Vignati. Perfezione il rilancio verso Marsili, quindi Fabbri apre per Santi, arriva Greco, il tocco è per lui, vediamo Greco, vediamo lo spunto fermato da Pasquini, alimenta Caravaggi, si ferma perché Marsili è rimasto a terra, si rialza il numero 11, nessun problema. E allora si riprenderà con la rimessa per il Cenaia con Caciagli, Quilici riconcede il pallone all'Orvietana, allora Marricchi, Lorenzini, pallone lungo sulla corsia a cercare Orchi, c'è Sanyang, poi Simonini, in lotta con Fabbri, finisce a terra, c'è fallo di Fabbri, è un tocco con la spalla che non è passato inosservato all'arbitro Scarano, calcio di punizione, ancora sulla sfera c'è Rossi, rinvio lungo verso Manfredi, palla che filtra, controllata da Vignati, nessun problema per Marricchi, pronto a rimettere in moto Caravaggi, ecco Ricci, Orchi, siciliano, può allargare, ancora Orchi, va in profondità per Fabbri, ha davanti a sé un avversario, arriva Lorenzini di gran carriera a sinistra, il tocco ancora per Fabbri che resiste a Quilici, poi va Fabbri, corsia di sinistra, vediamo Fabbri, si accentra Fabbri, il tocco centrale, palla per Marsili, ha il problema di girarsi, Marsili il sinistro alto, ha insistito sulla via della conclusione l'attaccante numero 11 senza trovare la porta, 12:30. Adesso rimane un po' alta l'Orvietana,
Signorini, rinvio lungo, palla per Ricci che di testa può rimettere in modo Greco che di prima prova a mettere dentro, il rinvio di Quilici è lungo, attenzione, Siciliano è in anticipo su tutti, poi messo giù da Manfredi, spalla contro spalla molto energica da parte di Manfredi, non è d'accordo l'arbitro, calcio di punizione subito battuto, pallone per Ricci, si muove Fabbri, il tocco è centrale a favore di Greco, l'anticipo ancora di Pasquini, palla di nuovo a Ricci che va ad allargare molto bene per Fabbri, l'autostrada Fabbri, va Fabbri sul settore di sinistra, Fabbri vediamo se prova lo spunto, Fabbri il destro alto, ancora alto da buonissima posizione, tutte tentativi interessanti per Orvietana che non è riuscita a inquadrare la porta, mentre il Cenaglia adesso effettua un doppio cambio, fuori Manfredi, dentro con il numero 16 Bruzzi. E poi fuori Simonini. E dentro vediamo chi. Con il numero 71 Picchi. Giovane classe 2005, Bruzzi 95, che si è andato a posizionare nella zona di Manfredi, se ne prende cura Siciliano, il pallone centrale, Ricci di testa, palla verso Marsili, Sanyang che viene strattonato abbastanza vistosamente, il giocatore biancorosso lascia scorrere il direttore di gara, Caravaggi, Siciliano, Greco, alza la testa, cerca compagni, ricomincia da Siciliano, Marricchi, Vignati, ancora Marricchi, ancora Siciliano, pressione da parte di Borselli, pallone per Vignati, ancora Borselli in rilancio lungo, Vignati verso Santi, il colpo di testa di Signorini, la palla è fuori, Caravaggi la effettua corta a favore di Fabbri che apre da quest'altra parte per Lorenzini, c'è Orchi, sbaglia Lorenzini, Rossi, poi rimane giù Rossi, tutto regolare dice l'arbitro, si arrabbia Rossi, Greco d'astuzia ha ostacolato il numero 2, si continua a giocare, Caravaggi poteva essere una buona opportunità, il pallone in avanti, Santi esce bene dalle linee, Santi in aria, Santi messo giù, tutto regolare, poi la conclusione, gol, gol di Marsili, gol di Marsili, ha segnato Marsili, ancora un'azione un po' rocambolesca a dir la verità, perché c'era stato questo contatto lasciato correre da parte del direttore di gara con Santi, la palla che è rimasta pericolosamente in area di rigore, è arrivato Marsili con il destro, ha inchiodato nell'angolo lontano e ha messo il pallone in rete per il gol dell'1-0 al quarto d'ora esatto di questa seconda frazione di gioco. 1-0 in favore dell'Orvietana, Marsili, secondo centro stagionale per il numero 11. E adesso ovviamente dovrà spingere di più il Cenaglia, Orvietana che potrebbe lavorare molto sotto il fronte del movimento, vediamo un po' Casciagli, pronto lui a effettuare il calcio di rinvio, poi Quilici subito lungo a cercare Papini, il colpo di testa di Caravaggi, poi il pallone respinto dalla parte opposta da Vignati, arriva Santi che protegge il pallone attaccato da Signorini, Santi prova a girarsi, è fermato, poi Vignati, la palla filtra, vediamo un po', ultimo tocco, palla sulla bandierina, ancora giocabile, palla che carambola sulla bandierina, arriva Caravaggi, effetto il rinvio, palla per Papini, alimenta l'azione sul settore di sinistra, ma c'è bene Fabbri che fa un buon lavoro e poi scaraventa lontano in una zona dove non ci sono compagni, ma soprattutto il pallone è oltre la linea laterale, rimasto a terra nel frattempo un giocatore orvietano, vediamo di chi si tratta, risultato che è cambiato qualche istante fa, Marsili ha trovato lo spiraglio giusto in area, vediamo un po', mentre ci sono ancora
Si rialza Fabbri, tutto a posto, si può riprendere a giocare da una semplice rimessa laterale in favore del Cenaia con mi sembra Signorini. Fabbri si mette a terra a bordo campo, vediamo se c'è necessità di sostituirlo. Pallone in avanti, Caravaggi cerca l'anticipo, Papini, Quilici si gira da quest'altra parte, prova ad allargare a favore di Caciagli, Caciagli e Orchi, Caciagli allarga per Rossi, ancora a favore di Caciagli, giocano bene adesso quelli del Cenaia, il pallone messo dentro, Orchi ci mette una pezza, sarà angolo, il terzo della partita per il Cenaia. E allora torna il ripiegamento difensivo Santi, mentre è pronto il cambio, è pronto il cambio per l'Orvietana, non ce la fa Fabbri, e allora fuori il numero 7, dentro Osawe. Dentro William Osawe, e attenzione all'angolo che verrà battuto ancora da Caciagli. Parte il pallone in mezzo verso Manricchi che respinge con i pugni, la palla ancora in mezzo all'area, poi una conclusione due volte, la palla che rimane lì, ancora discussioni, poi calcio di rigore, calcio di rigore per l'intervento di Vignati sul difensore. C'erano state due proteste sulle conclusioni di Sariang e di un altro giocatore, poi Vignati in contatto con mi sembra il numero 71 Picchi, e l'arbitro ha segnato il calcio di rigore. No, non si tratta di Picchi, ma si tratta di Borselli. Contatto con Vignati e calcio di rigore, grande opportunità per il Cenaia di raddrizzare la partita dopo appena 4 minuti dal gol di Marzili. Vediamo chi si incarica della battuta, c'è Signorini sulla sfera, con la sfera in mano, pronto anche Bruzzi, vediamo un po'. Si rialza nel frattempo Borselli. Signorini. Cenaia che ha l'opportunità con Signorini contro Manricchi al 20° minuto. Signorini contro Manricchi. Grande opportunità per il Cenaia di raddrizzare la partita dopo pochi minuti. Parte il numero 5, conclusione, gol, palla da una parte, portiere dall'altra, Signorini rimette tutto in parità, 1-1. Con Signorini che realizza il gol del pareggio. Non è convinto Manricchi, che ha chiesto l'attenzione all'assistente su questa decisione che non ha convinto, anche siciliano ha qualcosa da ridire nei confronti dell'arbitro Scarano, e si può riprendere 1-1. Si riparte, Osawe, tocco a Vignati, quindi siciliano, ancora Vignati, parte la sciabolata lunga, ancora a cercare Marzili, la palla è buona, limite dell'area, Caciagli, Rossi di prima in avanti, Ricci, Simonini, ancora Simonini, lo ferma Ricci molto bene, anzi no, si trattava di Bruzzi, poi Greco, attaccato dal numero 71, calcio di punizione in favore dell'Orvietana, pronto a batterlo lo stesso capitano siciliano. Ecco Orchi, c'è largo Lorenzini, attaccato da Rossi, pallone per Orchi che di prima, la scodella in avanti verso Marzili, pallone respinto da Pasquini direttamente in fallo laterale. Allora prova Lorenzini, può puntare anche verso Osawe, eccolo servito, anticipato da Quilici che effettua il rinvio lungo verso Siciliano, l'aggancio di Bruzzi, contatto con Siciliano, rimane giù il numero 16, si continua a giocare, Caravaggi,
pallone lunghi in avanti, Signorini di testa, ancora Caravaggi, va in pressione, pallone per Quilici che con il destro va a pescare il compagno, vediamo di chi si tratta, ancora Papini, fa filtrare, balla l'appoggio di Borselli, l'apertura a favore di Rossi che ha un po' di spazio da questa parte, Rossi lungo in avanti verso Manricchi al limite della propria area, riesce a recuperare il pallone siciliano, Orchi, Lorenzini, la pressione adesso, concede una rimessa all'Orvietana, palla per Rossi che si gira, prova a mettere dentro, l'anticipo deviato da Lorenzini che con Barricchi che recupera il pallone ma fuori dalla linea che delimita il campo di gioco, quindi sarà angolo il terzo della partita per il Cenaglia, 23 minuti di gioco. Pronto Caciagli, tutta l'Orvietana a difendere, sale anche Pasquini dalle retrovie. Pronto Caciagli, parte il cross basso sul primo palo, la respinta di Marsili, fischio arbitrale, fallo subito da Vignati, calcio di punizione per l'Orvietana. Scampato il pericolo, si può riprendere con il rinvio dal fondo dell'estremo difensore, lungo in avanti, ancora verso Marsili, palla colpita da Pasquini, poi Rossi, Caciagli, ancora Rossi, prova l'1-2, c'è Ricci che interviene, palla per Osaue, ancora verso Ricci, larga Lorenzini, sullo stretto Orchi fa da sponda, Santi ancora verso Orchi, c'è Sanyang, ancora Orchi, bene Sanyang, poi Siciliano va a respingere direttamente però tra le braccia di Baroli. Effettuato il rinvio con le mani a favore di Signorini che di prima cerca di mettere in moto il compagno, subito attaccato Caravaggi in pressione, palla che arriva dalle parti di Borselli che prova a mettere in moto il compagno Papini, va velocissimo Papini, corsia di sinistra, mette dentro, c'è deviazione di Vignati, pallone ancora in corner e quando riparte soprattutto sulla corsia di sinistra con Papini il Cenaglia è pericoloso. Altro angolo, il quarto se non vado errato per la squadra guidata in panchina da Macelloni, 25 minuti, pronto ancora Caciagli. Pronto il numero 10, pallone lungo sul secondo palo, palla che arriva verso Ricci che la controlla, lascia sfilare sul fondo. Niente da fare, allora può ripartire Barricchi che ha già rimesso in moto Ricci. La sciabolata lunga, ottima verso Greco, fa correre per Santi. Vediamo Santi, ha un po' di spazio, subito raddoppiato. Adesso da Quilici che lo mette giù, si continua e arriva il cartellino giallo per il numero 8. Ammonito Quilici dopo, sono 4, 2 per parte. Adesso calcio di punizione da posizione piuttosto interessante, c'era stata anche la segnalazione da parte dell'assistente su questo intervento, allora calcio di punizione, vediamo se Greco ci prova. È nelle sue corde. Sistema con cura il pallone Danilo Greco, vediamo se scodella in mezzo, primo palo c'è Ricci, al centro Siciliano, Marsili e Santi, dietro Osaue, Orchi e Vignati. Vediamo l'intenzione da parte di Greco. Parte la conclusione direttamente al portiere Baroni, poi Ricci di testa ancora verso Greco, respinge Papini, palla in avanti, il controllo di Bruzzi, poi fermato Siciliano, Ricci attaccato, tutto regolare, dice l'arbitro, forse in gioco pericoloso, tenta la conclusione dalla lunghissima distanza Bruzzi, ha visto Manricchi fuori dai pali, ha cercato il gol di pregevole fattura, non ha avuto esito.
mentre si è rialzato nel frattempo il giocatore rimasto a terra. Altro cambio, Orvietana, vediamo, fuori con pronto Veneroso, vediamo al posto di chi, di Greco. Fuori Greco, dentro Mauro Veneroso, prova la fantasia e la qualità del giocatore tecnico Silvano Fiorucci, mentre si può riprendere a giocare con la rimessa di Lorenzini sulla corsia di sinistra. Il pallone è lungo, Rossi di testa, palla lasciata sfilare oltre la linea laterale, altra rimessa sempre per Lorenzini. Vediamo se anche Osawe avrà la sua palla gol. Pallone in avanti, ancora Rossi, respinge Lorenzini da quest'altra parte verso Santi che di testa la mantiene viva, poi Quilici cambia tutto dalla parte di Papini che ha un po' di spazio, c'è Caravaggi davanti a sé, vediamo Papini, lo punta, prova la velocità Papini, ancora Caravaggi, prova a contenerlo, Papini bene si gira, cerca lo spazio, attaccato ancora da Caravaggi che lo ferma, la palla è fuori e la rimessa Orvietana. Ambonito anche Papini, non ha avuto altro metodo di giudizio l'arbitro di Seregno Scarano, ha cominciato con il fallo su Ricci e poi non ha, ogni intervento falloso ha estratto il cartellino giallo. 29-20, 1-1, il rinvio lungo di Vignati verso Saue che di testa prolunga, poi il pallone è rilanciato in mezzo, deve uscire Barricchi, la fa sua, gira ancora verso Lorenzini, subito pressato, pallone lungo in avanti, tocca Orchi, Quilici, poi Osawe recupera il pallone, lo appoggia a favore di Caravaggi, attaccato dal numero 71, il cambio con Santi, Osawe, pallone per Ricci, Orchi, Ricci, scambioni due, si gira Orchi, può andare in avanti, Marsili sbaglia l'appoggio, favorisce Caciagli ma c'è Ricci, ancora Lorenzini, di prima cercare Marsili, tocca male il numero 3, guadagna la rimessa il Cenaia. Pallone lungo da parte di Sanyang, poi Lorenzini, tocca per ultimo, la palla è fuori, rimessa lunga di Rossi, attenzione, il pallone in mezzo, la girata con palla che sfiora il palo lontano da parte di Borselli, superato Marricchi, palla che esce non di molto dal palo di destra della porta difesa dal portiere orvietano. Brivido per la panchina di Silvano Fiorucci e si può riprendere con la rimessa dal fondo per Marricchi. Mezz'ora scoccata, rinvio lungo, pallone dalle parti di Marsili che va a svettare di testa, Pasquini anticipa tutti, grande prova di Pasquini, pallone centrale, Ricci la recupera ancora, la allarga a favore di Lorenzini, la sponda per Orchi, ancora Orchi con il sinistro verso Osawe, Osawe e Sanyang, Sanyang chiama all'azione Baroni, attaccato dallo stesso Osawe, va a effettuare il rinvio dalle parti di Caravaggi che di prima mette in moto Veneroso, il lavoro del numero 18, attaccato, cerca lo spazio, va a servire all'indietro Siciliano, il tocco per Orchi, ancora Orchi porta un po' spasso il pallone, poi lo allarga a favore di Caravaggi, è attaccato da Papini, preferisce non rischiare, lo scambio con Vignati, il tocco centrale, la palla ancora in mano all'Orvietana con Ricci, si allarga Lorenzini, il movimento del capitano che dà in profondità per Osawe, la velocità di Osawe, c'è Sanyang che protegge l'uscita di Baroni. A mio avviso Sanyang e Pasquini tra i migliori in campo dei suoi. Rinvio lungo di Baroni, palla verso Caravaggi che tocca quanto basta, ma c'è Picchi, poi Papini, da centralmente per Quilici che prova con il destro, guadagna una rimessa, l'Orvietana, ma c'è subito cambio. C'è cambio nelle file del Cenaia, fuori Caciagli e dentro con il numero 18 Benassi. Prova la carta Benassi,
pronta la rimessa Caravaggi, che lascia l'incombenza stavolta a Veneroso. Effettuata corta a favore di Orchi, un lob in avanti, Signorini respinge in avanti, Vignati di testa, pallone centrale, non c'è nessuno, con calma Lorenzini ancora ad aprire sulla corsia di destra, dove prova a rincorrerlo Marsili, c'è Signorini che fa buona guardia. Adesso prova un po' di pressione alta la squadra orvietana, Signorini lascia l'incombenza a Papini. Ora il numero 7 con le mani lungo in avanti, Ricci di testa, pallone di Veneroso, contatto tra Veneroso e Picchi, si gioca tranquillamente, ancora segnalato il fischietto di Seregno, ancora Papini, palla lunga, filtra, attenzione Vignati in vantaggio, riesce a scaraventare lontano, ancora in fallo laterale, sempre rimessa Cenaglia, che avanza a piccoli passi sulla corsia di sinistra, il pallone in mezzo, cambia tutto colpendo decisamente male il giocatore del Cenaglia, concedendo una rimessa agli orvietani con Lorenzini verso Santi, anticipato Orchi, alimenta l'azione siciliano, dentro per Ricci, ha tutto lo spazio Ricci, si gira, va ad allargare per Veneroso, vediamo Veneroso, prova lo spunto il numero 18, si accentra con il sinistro, pesca Santi, il pallone in mezzo, non riesce a controllare in area, non riesce a controllare Santi da buonissima posizione. Baroni ha già rimesso in modo i suoi, Signorini, pallone in avanti verso Papini, la pressione di Caravaggi, finisce a terra Papini, commette fallo Caravaggi, calcio di punizione. Battuto subito lungo, in avanti Vignati, respinge nella zona centrale dove Osawe viene anticipato da Quilici, poi Ricci prolunga verso Marsili, l'intervento di Pasquini, contatto con Osawe, si continua a giocare e poi l'arbitro ferma il gioco e assegna il calcio di punizione per il Cenaglia, fallo di Osawe su Pasquini e calcio di punizione per la formazione di casa, 10 minuti al termine del match. Cambia ancora Silvano Fiorucci, vediamo, mi sembra la Bonia, eh sì, fuori Santi, dentro la Bonia. Allora Caravaggi si sposta avanti, la Bonia va sulla corsia destra bassa, Caravaggi va a spingere sulla fascia, vediamo un po', si rimette di nuovo con un 4-3-3 mi sembra di capire Silvano Fiorucci, cosa che è andata bene nella sfida contro la formazione del Figlini. Adesso la Bonia va a colpire di testa mettendo fuori. Pronto Papini, fa Papini con le mani lungo in mezzo, svetta Vignati, palla che si impenna, poi Caravaggi ancora verso Papini che prova una conclusione, ribattuta, poi c'è una deviazione, ancora un tiro da posizione piuttosto defilata, controlla Parricchi, lascia sfilare sul fondo. Allora pronto l'estremo difensore orvietano a effettuare il rinvio lungo. Rinvio di Marricchi, palla che arriva nella zona centrale, svetta Marsili di testa, Osawe va alla ricerca del pallone, Pasquini, da quest'altra parte Lorenzini, ancora molto bene Quilici, palla per la Bonia, allarga per Caravaggi. Ancora Caravaggi, pesca centralmente Marsili, difende bene il pallone, si gira Marsili, strattonato Marsili in maniera abbastanza clamorosa, l'arbitro lascia proseguire senza benché minimo intervenire. Lasciato proseguire per la regola, si era fermato Marsili, qui ha lasciato correre
in questa circostanza Signorini va a effettuare il rinvio lungo, palla per Vignati, il colpo di testa, la palla è fuori, la rimessa con le mani sarà affidata a Cenaia, pallone per Papini, pronto lui a effettuarla in avanti, finisce a terra un giocatore del Cenaia su contatto con Caravaggi, si riprende con un calcio di punizione in favore della squadra di Macelloni, battuto subito lungo in avanti per lo scatto di Papini, attenzione Papini, ancora lui va a mettere dentro, la boia lo contrae molto bene e poi perfeziona il rilancio, pallone lungo verso Marsili, attaccato da Pasquini, ci arriva Ricci, il tocco per Osawe che protegge bene il pallone, poi Quilici, Ricci ruba palla ma c'è fallo di Osawe, fallo di Osawe, calcio di punizione. Ora pronto Quilici, pronto a scodellare in mezzo il numero 8, tutta l'Orvietana al limite della propria area di rigore, parte Quilici largo a cercare Signorini, svetta la Bonia, pallone per Caravaggi, contatto con il numero 71, l'ultimo tocco a giudizio del direttore di gara Di Picchi, pronto la Bonia, la rimessa è lunga in avanti verso Caravaggi, colpo di testa, la palla che si penna Osawe, poi Marsili due volte, la palla che arriva per Veneroso, Pasquini interviene ancora improvvidenzialmente, poi Lorenzini non è preciso su Rossi che rilancia ancora in avanti, il pallone verso la Bonia, il colpo di testa del difensore, palla verso Caravaggi che di testa ancora tocca a favore di Picchi, Picchi recupera il pallone, poi da centralmente la palla filtra, attenzione, possibilità per andare per il Cenaia, per il cross, pallone in mezzo, ancora Vignati recupera il pallone, scaraventa lontano dalle parti di Pasquini, controllo del giocatore, palla per Sanyang, apertura a favore di Rossi, c'è Lorenzini davanti a sé, da pescare centralmente il compagno, si tratta del numero 14 Borselli, poi siciliano, lascia per Ricci, ancora Ricci per Osawe, può partire Lorenzini, avanza Lorenzini, vai Lorenzini che ha tanto spazio, Lorenzini attaccato e messo giù, c'è fallo, calcio di punizione, fallo di Benassi, calcio di punizione, pronto Veneroso a scodellare in mezzo, sale Vignati, sale la Bonia, tutti ma saltatori, sale anche Siciliano, pronto Veneroso, la sciabolata lunga sul secondo palo, esce Baroni, contatto in aria intanto tra Orchi e un difensore, l'arbitro ferma il gioco, vediamo un po' che cosa segna un calcio di punizione, credo. Qualche problema per Pasquini, contatto con Orchi, era l'arbitro, ha fermato il gioco, ha segnato il calcio di punizione credo a favore del Cenaia che si accinge a effettuare un altro cambio, vediamo, pronto ad uscire con il numero 2 Rossi, fuori Rossi e dentro il numero 33 Malara, si può riprendere a giocare con il rinvio di Baroni, 1-1, 4 minuti, anzi 3 minuti alla fine. Pallone lungo, Vignati va a svettare di testa, attenzione la palla filtra, esce Marricchi, protetto, recupera il pallone sulla pressione di Borselli. La Bonia,
subito lungo verso Veneroso, palla per Marsiglia, esce Pasquini molto bene, va a servire il compagno Simonini, poi Orchi, anzi si trattava di Picchi, fermato la Bonia, insiste sulla corsia di destra, attaccato da Picchi che lo contrae in fallo laterale. Pronto la rimessa la Bonia, effettua corta a favore di Veneroso, buono il controllo, l'appoggio per Ricci, ricomincia da Siciliano, alza la testa Siciliano, il tocco per Orchi e largo c'è Lorenzini, eccolo servito, pallone per il numero 3 che può mettere in mezzo un pallone arretrato, Signorini, perfezione e rilancio, ma c'è la Bonia, alimenta l'azione sul settore di destra, il tocco a favore di Ricci, vanno a scambiare, a cercare Veneroso, sbaglia l'appoggio, poi il pallone recuperato da Vignati, molto bene, poi Orchi, il tocco largo a favore di Caravaggi, cartellino giallo ancora sventolato nei confronti del numero 16, si tratta di Bruzzi per l'intervento su Orchi, calcio di punizione al 43esimo minuto e 30, Orvidana che prova a cambiare, vediamo un po', è il momento di Gomez al posto di Marsili, fuori Marsili, dentro Gomez. Quindi punta centrale va Osawe, Gomez a sinistra insieme a Lorenzini. Pronto Ricci, va a allargare per Caravaggi. Vediamo Caravaggi, ha il problema di infilarla in mezzo, Orchi in avanti verso Osawe che prova a sgusciar via, Baroni ancora reattivo. Molto bravo nella lettura delle azioni offensive degli avversari Baroni. Pronto al rinvio lungo, pallone che arriva dalle parti di Siciliano, l'anticipo è di Bruzzi, Bruzzi contro Siciliano, prova a sgusciar via Bruzzi, ancora lo fa bene il numero 16, attenzione sulla corsia di sinistra, mette dentro, respinge la Bonia, pallone in angolo, quinto angolo della partita. ...44 e 50 secondi, saranno 4 minuti di recupero, c'è anche Papini pronto per... si allontana adesso, movimento in area, attenzione all'angolo, battuto lungo in mezzo Signorini salta cercando un intervento assolutamente che non c'è, ha provato stavolta il numero 5 a trovare un'altra massima punizione, stavolta non era di questo avviso l'arbitro Scarano, era la rimessa per Lorenzini, rinvio lungo a favore di Osau che spizza di testa, Quilici, l'intervento di Veneroso che commette fallo, calcio di punizione. Segnalati 4 minuti di recupero, se ne è andato il primo. Pronto ancora Quilici a scodellare in mezzo. Si fa vedere Papini a destra. C'è Veneroso che va in copertura su Papini. Parte Quilici, il pallone è lungo sul secondo palo. Cerca ancora una deviazione volante. Un giocatore del Cenaia. Pallone fuori, sarà rimessa per Marricchi. Ultime avvisaglie di questa sfida. 1-1. Probabilmente grande intensità dei padroni di casa che non si sono abbassati, non si sono disuniti dopo il gol dell'Orvietana. Pronto l'invio dell'estremo difensore orvietano, la palla è lunga verso Osawe che sfiora di testa verso Veneroso, prova lo spunto Veneroso, Signorini, perfezione il rinvio, palla verso Siciliano, l'anticipo, la palla schizza centralmente dove si invola Picchi, attenzione a Picchi, posizione centrale, Picchi prova a sgusciar via, lo ferma bene la Bonia, grande intervento di la Bonia, poi Veneroso recupera il pallone due volte,
c'è l'intervento del direttore di gara che per forza di cose deve interrompere l'azione e rimettere il gioco, il pallone per, per l'Orvietano. In questo caso tocco a favore di Orchi. Veneroso, c'è l'arco Labbonia, avanza Veneroso, pallone messo in mezzo verso Saue, c'è il rinvio, anzi no, verso Gomez, palla per Veneroso, ancora Veneroso, cerca lo spunto Veneroso, va a terra Veneroso, guadagna un calcio di punizione di mestiere, l'ha guadagnato questo, in mezzo a due, calcio di punizione al 48esimo, ultimo giro d'orologio per questo incontro, potrebbe essere anche l'ultimo tentativo, vediamo Veneroso che potrebbe anche sorprendere Baroni con una conclusione dalla lunghissima distanza, vediamo un po', area affollata al limite, tutti i giocatori, vediamo Veneroso se prova a sorprendere il portiere da quella distanza, parte Veneroso, invece un cross in mezzo, c'è una deviazione con palla che schizza sul fondo, sarà angolo, la deviazione è stata effettuata infatti da un giocatore del Cenaia, forse è l'ultimo tentativo, 10 secondi alla fine, l'ultimo tentativo della partita, pronto Veneroso, battere veloce dalla bandierina, parte il cross di Veneroso, in mezzo c'è una deviazione, giocatori che terminano a terra, nessuna segnalazione, arriva in questo momento il triplice fischio del direttore di gara, signor Scarano, della sezione di Seregno, finisce 1-1 tra Cenaia e Orvietana, una sfida intensa ovviamente di grande forza d'animo per quanto riguarda le due squadre che non si sono di certo risparmiate, alla fine il risultato potrebbe essere sostanzialmente giusto, a mio avviso. C'è da dire che l'Orvietana ha avuto sicuramente maggiori opportunità per trovare il gol dalle parti di Baroni, alla fine però ci sta anche la grande intensità, la grande voglia messa dalla formazione di Macelloni. Allora, al termine dei 4 minuti di recupero è 1-1 tra Orvietana e Cenaia, al gol di Marsili ha risposto su calcio di rigore Signorini. È tutto dal comunale di Cenaia, adesso spazio alle interviste del dopogara, noi ci sentiamo lunedì prossimo per la sfida che vedrà di fronte la squadra di Silvano Fiorucci in casa nel derby contro il Trestina. Grazie a tutti per averci seguito, da Cenaia un saluto a tutti voi. IPC SRL, impresa Petrangeli Cesare, lavori edili e ferroviari, telefono 0763 316193. Gruppo Biagioli, edilizia, lavorazioni inerti, movimento terra, recupero e trattamento materiali inerti. Via Taro 6, Orvieto, telefono 0763 340784. Omar, officina veicoli industriali. E riparazioni, allestimenti, pneumatici e servizio di assistenza di mezzi adibiti al trasporto. La Omar è centro revisioni automobili e veicoli industriali. Omar, via dei Tessitori 14, Bardano di Orvieto, telefono 0763 316284.